I genitori cosa devono provare quando vedono un figlio andare via? Che cosa vorrebbe dire una madre al proprio figlio, la propria figlia, il giorno che decidesse di lasciare la casa per andare, non so, a cercare fortuna altrove, o studiare altrove semplicemente, o così intraprendere il viaggio della vita lontano dal nido protetto dei genitori? Che cosa vorrebbe dirle? Ecco, io ho immaginato di avere una figlia che andava via. Che cosa avrei voluto dirle se ne avessi avuta una? Ecco, ho scritto queste parole, queste semplici raccomandazioni, che sono quelle che avrei detto appunto a una figlia. Non ho avuto figli, ma io credo che tutte le donne qui dentro sappiano che noi donne siamo tutte madri. Brava! Domani partirai, non ti posso accompagnare, sarai solo nel viaggio, io non posso venire. Il tempo sarà lungo e la tua strada incerta, il calore del mio amore sarà la tua coperta. Ho temuto questo giorno, è arrivato così in fretta e adesso devi andare, la vita non aspetta. Guardo le mie mani, ora che siamo sole, non ho altro da offrirti, solo le mie parole. Rivendica il diritto ad essere felice, non dar retta alla gente, non sa quello che dice, e non aver paura, ma non ti fidare, se il gioco è troppo facile, avrai qualcosa da pagare. Ed io ti in silenzio, nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quando si oscura il mondo, quella muta delle fate, e parlerò al mio cuore più forte perché tu lo possa sentire, è questo il nostro accordo. Partire domani, non ti vorrai. Ama la tua terra, non la tradire, non badare alle offese, lasciali dire, ricorda che l'umiltà apre tutte le porte e che la conoscenza ti renderà più forte. Lo sai che l'onestà non è un concetto vecchio, non vergognarti mai quando ti guardi nello specchio, ma invocare aiuto nelle notti di tempesta e non ti sottomettere, tieni alta la testa. Tenerla tra le dita, ricorda che l'ironia ti salverà la vita, ti salverà. Ed io ti penserò in silenzio, nelle notti d'estate, nell'ora del tramonto, quella muta delle fate, e parlerò al mio cuore. Sentire